tappa in quel di Varano a Riccardo Paletti per la 300 classe viva con il Pullman Christian Stringhetti, a suo fianco Coppola e Zannoni, seconda fila Paoloni, Lorenzini, Bollani, Sorrenti, Calona, Ciagazzi, Cervioni, Aloisio, Cazzanighe e poi via via tutto quanto l'altro roster, il parterre di piloti che andrà a comporre una corposa, corpulenta griglia di partenza con 31 piloti. A tra poco, perché sarà una gara al meglio degli 11 giri, se le daranno di santa ragione. Ci sarà da divertirsi, a tra poco! Griglia di partenza con Davide Bollani, concentratissimo come al solito. Cosa ti aspetti da questa gara qua? Mi aspetto una gara molto interessante dal punto di vista di duelli e speriamo di fare una buona gara e di fare una buona posizione soprattutto. Beh, la pista sembra perfetta, dai. Sì, assolutamente. Stamattina era un punto di domanda, adesso ci siamo. Adesso ci siamo, sì, la temperatura va bene e l'asfalto è asciutto, quindi direi che si può dare solo gas. Grande, ci vediamo a parco chiuso, ciao! Ciao a tutti ragazzi! Prossimamente con Nicolò Lisci che cerchiamo di prendere prima della partenza. Cosa ti aspetti dalla gara, Nicolò? Dai, speriamo di fare subito una bella rimonta e niente, di andare più avanti che si può, dai! Grande, ti aspettiamo a parco chiuso, ciao! Ciao! Si è composta la griglia di partenza, la bandiera rossa che sta a testimoniare come si aspetta la composizione di tutti i piloti, piloti che si sono andati giusto appunto a collocare all'interno dello scacchiere. Il Pullman e Stringhetti, Coppola e Zannoni in prima fila, si spengono i semafori, si accendono via, partiti Stringhetti, vediamo, non parte fortissimo Stringhetti, Coppola incalzato subito da Lorenzini che ha un buono spunto, Lorenzini si mette in seconda, c'è Zannoni, Lorenzini in seconda, Zannoni in terza, mi sembra subito che ci sia gara, un buon feeling, ci sia una prestanza, una perseveranza importante con Zannoni che subito cerca di infilare Lorenzini, vediamo se ci riesce, ci va vicinissimo, Coppola intanto si è messo davanti a tutti, partiva dalla seconda posizione Alfonso Coppola, una wild card, 1:13.255 come tempo di qualifica, era riuscito a stare sotto il 13 Stringhetti, l'unico in qualifica, Zannoni intanto si mette già bene giù, sederone giù, Zannoni si mette davanti Giacomo Zannoni e cerca di iniziare a fare lui, a tessere lui le fila del discorso, va a chiudere la curva, quella del ferro di cavallo che tra poco ci metterà nel serpentino che poi dà l'abbrivio alla parte finale, si allarga Zannoni un po' troppo, allora viene infilato da Lorenzini. Occhio anche a Coppola che cerca di infilarsi, è una bella bagarre, lo sapevamo, è sempre così in 300 Super Sport classe viva. Primo giro che passa con Lorenzini davanti Zannoni, secondo e poi via tutti quanti gli altri piloti che vanno a formare un listone, allunga il gambone, vediamo Coppola, poi alle spalle vediamo un po' tutti quanti gli altri piloti che stanno cercando di iniziare a trovare il giusto feeling, di iniziare a trovare la giusta performanza con la gara. Sorrenti è un altro grande contendente, si trova in questo momento in quarta posizione Sorrenti, a lui sì che farebbe comodo scavalcare quei due davanti per mettersi un po' più tranquillo, abbiamo avuto modo di intervistarlo Mattia Sorrenti, ci parlava delle condizioni climatiche differenti tra le qualifiche, la gara è stato un po' un tempo incerto, vedete sole, ma il giorno prima ha diluviato e adesso ci si trova con condizioni un po' più calde, preferite da tutti quanti i piloti, soprattutto i tanti piloti che hanno composto la 300, da Zannoni a Bollani a Lisci a Sorrenti, tutti quanti con questa situazione alle spalle. Sorrenti intanto inizia a mettersi lì, a guardare, a capire, a captare se ci siano le condizioni e soprattutto se ci sia la situazione corretta per poter cercare di prendersi perlomeno in questo momento la terza posizione, mentre si invola Fabio Lorenzini in prima posizione. Stringhetti non ha avuto una grande partenza, assolutamente Sorrenti, vediamo, prova ad entrare Stringhetti esterno, grande sorpasso su Sorrenti da parte di Cristian Stringhetti che si prende la quarta posizione e Stringhetti è sicuramente un protagonista. Intanto Nicolò Lisci, dobbiamo dirvi una cosa su Nicolò, che lo abbiamo trovato con le stampelle durante le interviste pre-gara e ci siamo molto sbalorditi
compiaciuti del fatto che avesse deciso comunque di correre e effettivamente si trova correndo. Vediamo che Lisci fondamentalmente si trova 2, 4, 6, 8, 10, il decimo, praticamente colui che fa una gara a sé rispetto al gruppone di 9 piloti che sta componendo la parte iniziale della gara. A questo punto siamo quasi a un terzo della gara, con un Lorenzini che continua comunque la sua gara, con un Sorrenti che sta cercando in qualche maniera di ritagliarsi il suo spazio, e occhio perché Zannoni qui ha perso la seconda posizione ad appannaggio di Coppola, che adesso si fa fortissimo e minaccioso alle spalle di Lorenzini. Là davanti se la giocano, siamo arrivati di nuovo al classico, la classica chicane prima del rettifilo finale, ed è di nuovo Lorenzini davanti. Coppola, Stringhetti che cerca di passare Sorrenti, che intanto si fa forte alle spalle di Zannoni, passa di nuovo Stringhetti su Zannoni, anzi perdonatemi, Stringhetti passa su Sorrenti, ma Sorrenti lo ripassa, Sorrenti Zannoni, eccolo lì, è passato in precedenza invece il buon Stringhetti, lo vediamo davanti, Stringhetti se ha quella forza mentale di riuscire a stare con gli altri può davvero dare un certo tipo di risposte, con Zannoni che cerca intanto di infilare il dirimpettaio davanti a sé, Coppola, ma non ci riesce. Quarto giro, ancora Zannoni che si fa vedere, Stringhetti, praticamente fanno tutti la stessa curva con Sorrenti che cerca di passare Stringhetti e forse ci riesce, sono molto larghi, vediamo se alla fine pinza bene Sorrenti, sì, pinza Sorrenti, si mette davanti a Stringhetti. Intanto vediamo le moto che via via tra poco passano, si sta creando un mini gap tra i primi due davanti e gli altri. Gli altri fondamentalmente si stanno dando un po' del filo da torcere tra di loro e potrebbe diventare un problema, perché Zannoni in qualche maniera con il suo ritmo riesce a rimanere terzo e rosicchiano un paio di decimi davanti i primi due, anche se non possiamo parlare di una vera e propria fuga, anche perché fondamentalmente di fuga non si può parlare, sono a 4 decimi, anzi adesso nemmeno. Zannoni ricuce ancora lo strappo, si rimette ancora lì, questa volta Zannoni ha Stringhetti sicuramente davanti, no, invece si è rimesso Sorrenti, lo vedete, Zannoni, Sorrenti, Stringhetti, mamma mia, gara al fondo di cotone, e qui tra l'altro è piena di sorpassi contro sorpassi e mica sorpassi. Quando siamo al quinto giro la stiamo vivendo con molta apprensione, anche con molta nonchalance, perché sappiamo che non la decidono qua. Mamma mia, Stringhetti si è preso un rischio mica da ridere, e infatti lo stava passando Sorrenti alle spalle, non ci riesce, ancora Sorrenti che adesso si fa minacciosissimo, dietro si sta formando un altro gruppetto, Paoloni, Calonaci, ci sono poi tutti quanti gli altri. Già dobbiamo riprendere un po' di fiato quando siamo al quinto giro, tra poco vedrete 6 su 11 e la situazione è parecchio mutata, con Coppola che adesso sta iniziando davvero però a studiare in maniera approfondita le manovre, il modo di guidare di Fabio Lorenzini, una scivolata là dietro, una caduta non del gruppo di testa sul quale ci concentriamo nuovamente, con Stringhetti ancora esterno sul buon Bollani, mi sembra in questo caso, che sta rientrando ad ampio spettro su quella che è un'altra gara interessante anche per Davide Bollani, che si gioca la vittoria finale. Zannoni, Stringhetti, ma c'è anche Bollani, c'è Sorrenti, ci sono un po' tutti, si stanno iscrivendo tutti quanti a questa lista, un listone adesso, ed è una lista importante perché a questo punto tutti possono giocarsi la vittoria, tutti possono provarci, e mi sembra che effettivamente Lorenzini non ne abbia per scappare minimamente, perché sta cercando di avere sempre il polso, ma in qualche maniera è come se lo stesse studiando. Alfonso Coppola gli si è francobollato alle spalle e non lo lascia scappare, non guadagna praticamente, i tempi sono tutti in fotocopia, soprattutto tra i primi due davanti che si stanno dando un bel filo da torcere. Dietro invece vedo che Zannoni non molla, Stringhetti si è messo alle spalle di Zannoni, adesso mette un po' più di pressione di quanta probabilmente non ne mettesse prima Sorrenti. Zannoni vede i due là davanti che hanno un mezzo secondo, nemmeno forse, 4 decimi, sì, adesso qua il monitor dei tempi, 4 decimi con Stringhetti che si inizia ad allargare per cercare una strettoia per passare Zannoni interno, sì, Stringhetti ci riesce, si prende la terza posizione, grande controllo della moto, 7 su 11, adesso sì che inizia a delinearsi un certo tipo di gara, con attenzione Coppola, davanti Coppola, passato Lorenzini, eccolo qui il momento del sorpasso, Coppola, mentre stiamo vedendo Zannoni, proprio dalla telecamera di Zannoni che abbiamo visto il sorpasso di Coppola, che guardate adesso che lavoro fa per non dare la scia
a Lorenzini e effettivamente ci riesce, gli sbarra la porta. Coppola ha passato Lorenzini, lo abbiamo visto in precedenza e adesso sì che vediamo forse un'altra gara. Coppola, Lorenzini, Sorrenti, Zannoni, con un Zannoni che ha un qualche decimo dietro. E tra poco Sorrenti, secondo me, si fa minaccioso perché dice: ma chi sono io per dover stare qua dietro e dover guardare questa gara? Io voglio iscrivermi anche io a pieno conto, a pieno regime, voglio provarci con Bollani che se la sta giocando con Calonaci alle spalle, li abbiamo visti nelle retrovie. Sgusciano, Sorrenti passato, forse da Zannoni o forse no, vediamo tra poco, lo scopriamo. Si è rimesso anche Bollani nel gruppo, stanno scappando i primi tre. Stringhetti a momenti passa Lorenzini che è stato in testa per sette giri e a momenti si trova terzo. Zannoni lo vediamo un po' attardato adesso e forse Zannoni è quello che sta, no, non è vero, non sta causando alcun tipo di problema. Zannoni è quarto, che cerca tra l'altro di ricucire un po' lo strappo, il gap con Stringhetti. Guardate come si aprono, la diversificazione dell'interpretazione in quel rettilineo prima della curva che vanno ad affrontare tutti e tre i piloti prima di arrivare sul contro rettilineo, quello che ci mette sul ferro di cavallo e che poi dal via alla chicane prima della fine del giro. Andiamo anche un po' ad indugiare con le immagini alle spalle, con Zannoni che ha ricucito nuovamente su Stringhetti, con Bollani che si è messo clamorosamente quinto, con Sorrenti che si trova Bollani davanti e deve provare in qualche maniera a scavalcarlo, soprattutto per la classifica finale. Qui si iniziano a fare anche calcoli sulla classifica finale, anche perché Coppola è una wild card. E allora eccolo lì, eccolo qua, altra chicana, altro giro, altra corsa, altro vincitore. Per adesso il vincitore si chiama, ha un nome e un cognome, Alfonso Coppola, con Lorenzini. Qui Lorenzini ha provato a dargli fastidio e paradossalmente con quella mossa ha fatto nient'altro che avvicinare Stringhetti, che allontanare il leader della gara, Coppola. Attenzione, perché lì Stringhetti ha passato Lorenzini, grande sorpasso, l'abbiamo visto. Zannoni ci sta aiutando tantissimo con la sua telecamera a vedere quello che fanno gli altri. Scoda, spinza, sbadunzola la moto di Zannoni che sta in qualche maniera addirittura cercando di rientrare nella lotta per il podio. Bravo Giacomo Zannoni, gran bella gara per lui, dietro ottimo anche Bollani e Sorrenti che non riesce a dare quella staffilata, quel colpo importante. E occhio, perché da adesso i tempi sono importanti. Lorenzini si è fatto di nuovo forte su Stringhetti, vediamo se lo vediamo davanti, ma soprattutto Coppola ha preso 4 decimi a quelli che lo, anche di più adesso, un bel Coppola che adesso sta dando delle belle staffilate e delle gran belle risposte. Altra chicane, 10 su 11, tra un po' esce fuori final lap e lì sono problemi, perché Coppola è scappato, perché Lorenzini non fa passare Stringhetti, perché Zannoni vuole ancora inserirsi, perché forse Bollani vuole giocarsi qualche chance. Qui Zannoni secondo me rischia perché ha allargato tantissimo e non vorrei che poi si trovi indischiato, per lui chiaramente lo diciamo, qualche altra situazione alle spalle. Non ci aiutano le telecamere che rimangono ad indugiare sul rettilineo finale, facendo un po' passare tutti quanti i piloti che si stanno comunque ergendo ad una gara importante, propiziando veramente una gara che si lascia davvero vedere, ammirare. Coppola è scappato, Stringhetti secondo, Lorenzini adesso è in difficoltà totale su Zannoni, ma Stringhetti è passato e vediamo se tengono queste posizioni o se Zannoni prova la zampata con un Bollani alle spalle. Io ricordo ancora la gara di Magione dove alla fine trionfò Lisci in una gara per il terzo posto clamorosa. Zannoni adesso sta iniziando ad andare a martello fortissimo proprio su Lorenzini, con Stringhetti che ha preso del tempo, con Coppola che si è mangiato solo 5 decimi nel giro precedente e che adesso andrà forse ad un secondo di distacco dagli altri. Allora adesso esce fuori final lap, eccoli lì tutti accodati uno dietro l'altro, con Bollani che adesso si fa addirittura, anzi no, forse non è più, è Bollani che è minaccioso su Zannoni. Ve l'avevo detto state attenti, Bollani prova a passare addirittura Zannoni, non ci riesce, che gli sbatte la porta in faccia. Incredibile. Coppola, Stringhetti per ora, Lorenzini, con Lorenzini che ha fatto metà gara, praticamente anche più di metà gara, fino al settimo giro davanti, adesso è crollato a livello prestazionale, si trova terzo ed è invischiato nella lotta per il terzo posto con Zannoni e con Bollani che non ci stanno, con Zannoni che gli si accoda, gli si affianca, no, gli chiude la porta in faccia a Lorenzini.
ho perso la voce praticamente, ma io lo sapevo, questa è la gara dove io perdo di più la voce, perché se le danno di santa ragione dall'inizio alla fine. Lorenzini intanto dietro alle spalle Calonaci, Paoloni stanno comunque dando vita ad una gara importante, la stanno onorando in maniera importante, ma ormai siamo al final lap, ormai siamo al ferro di cavallo e tra poco ci troviamo per l'immissione finale. Sorrenti passa, Sorrenti e va quarto, deve aver allargato troppo Bollani, allora alla fine va a vincere Alfonso Coppola, vince Alfonso Coppola, Stringhetti e Lorenzini. E quarto c'è Zannoni e poi la beffa, Sorrenti, Bollani, arriva Paoloni, arriva Calonaci e arriva anche Michael Agazzi. Queste le prime 9 posizioni, vince Super Alfonso Coppola, secondo Christian Stringhetti, terzo Fabio Lorenzini. A questo punto andiamo al parco chiuso per le considerazioni finali e io soprattutto inizierò a guardare un po', a fare un calcolo, un check di quelli che sono i punti, perché adesso i punti scottano tutti. Al parco chiuso con Giacomo Zannoni, non siamo riusciti a parlare con lui alla partenza perché è concentratissimo Giacomo, giusto? Raccontaci di questa gara. È stata una gara difficile per il caldo, però comunque siamo andati bene, abbiamo guadagnato punti per il campionato. Sono contento ma non soddisfatto, si poteva fare meglio. Una via di mezzo. È stato un grande. Qualcuno di parte dice che sei stato un grande, molto di parte. Dai, grazie, alla prossima, ciao. Ciao, grazie a voi. Ciao. Siamo con Davide Bollani che non ho capito se ha avuto qualche problema con la moto. Sì, purtroppo mi arrivava a pacco il freno e non riuscivo a tirare le staccate che volevo, però fa niente, dai, è andata lo stesso bene, sono comunque punti. Siamo a quarto o qualcosa del genere? Esatto, sì, quinto. Quarto, quinto, bene, dai, grazie, alla prossima, ciao. Grazie a voi, ciao a tutti. Un attimo con Nicolò, sofferente. Sì, un po', è stata una gara abbastanza dura, non avere sia il gruppetto ma poi pure io sono morto ad una certa, il primo giro è andato benissimo ma poi troppa sofferenza, quindi abbiamo portato a casa la gara e basta. È già qualcosa, dai? Sì, 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 rispetto agli obiettivi che mi ero prefissato, un po' deluso però sono le corse. Dai, 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 a Cremona, ciao. Ci rifacciamo a Cremona, ciao. Ciao. È una classifica clamorosa quella della 300 Super Sport, perché si giocheranno tutto in quel di Cremona nell'ultimo appuntamento Mattia Sorrenti e Giacomo Zannoni, 110 Sorrenti, 104 Zannoni, troppo staccato Bollani a 89, Stringhetti 69, colleziona 2-0, questo è quello che recita la 300 Super Sport, tutto quanto, quindi appuntamento rimandato in quel di Cremona, Sorrenti Zannoni sarà The Last Dance.